Parliamo di Divina Commedia, lo facciamo con l'attrice di cui abbiamo parlato finora, lei si chiama Marta Scelli, quindi le diamo il benvenuto e il buongiorno. Grazie, benvenuto. Grazie a voi di avermi ospitato, buongiorno a voi. È un grandissimo piacere, Marta. Allora, fino al 27 ottobre alla cripta di via Podgora numero 3 a Roma si inizierà questo viaggio all'interno della Divina Commedia, quindi un po' mistico, un po' spirituale. Tu sarai il capitano della nave, giusto? Mettiamola così, sì, speriamo di avere la capacità di portare la nave in porto. Sicuramente, speriamo che tu non sia Caronte però, eh? Allora, volevo parlare di questo amore per la Divina Commedia, tanto da impararla tutta a memoria. Sì, è vero, nel senso che l'ho desiderato e l'ho fatto. Credo anche che sia meno complesso di quanto non appaia così a prima vista. Uno dice, oddio, che impresa titanica. E invece, come mi capita ogni tanto di dire durante lo spettacolo, è come se la commedia fosse stata pensata per essere a misura di memoria umana. Ho avuto molte volte questa sensazione. E detto questo, sì, un po' di lavoro va fatto, ecco, un po' di applicazione ci vuole, specialmente in tempi come i nostri, nei quali la memoria viene affidata in generale a cose esterne. Esatto, insomma, non vero. La coltiviamo più come una facoltà proprio umana, diciamo importante. Tendiamo a considerare la memoria un optional, tanto c'è il blocchetto d'appunti, c'è il cellulare, c'è tutte estensioni di memoria che la mettono fuori di noi, no? Certo, non so se conosci quella nuova applicazione per iPod, i post-it, cioè adesso anche i post-it sono digitali, nel senso metti sull'iPad, io per esempio ce l'ho purtroppo, beh, io sono una che non ricorda nulla proprio dalla nascita, quindi non potrei mai intraprendere questa impresa titanica, però devo dire insomma che è vero quello che dici tu, è un momento come questo e imparare qualcosa a memoria, qualcosa di così grande, di così importante è davvero difficile, considerato poi che a scuola quando ci dicevano imparate il primo canto a memoria, noi professoressa lei è pazza, esatto, ma che sta dicendo? Diventa respingente in quel caso. Esatto, sì, esattamente. Sono totalmente d'accordo. Infatti poi i professori, conoscendo i propri polli, ci dicevano guardate che noi vi abbiamo detto di imparare il primo canto perché volevamo imparaste solamente i primi 100 versi, infatti poi così effettivamente erano. Almeno quelli. Esatto, in ribellione per questa cosa, ma no, assolutamente. Invece devo dire che è una cosa molto 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 bella. Allora, leggevo che si tratta di uno spettacolo interattivo, Marta, sì. In che senso? Nel senso che nasce proprio dal desiderio di una condivisione di un'esperienza, perché per me la commedia è stata un'esperienza e diciamo riviverla in forma di spettacolo vuole dire condividere quello che ho vissuto io con gli spettatori, è il motivo per il quale io di ogni canto dico quello che mi ha suscitato in termini di pensieri, di dubbi, di emozioni. E poi mi piace che sia il pubblico a condurre il viaggio, mi piace che sia il pubblico a definire le tappe, insomma, all'interno, non potendola fare tutta, perché volendo certo. Io potrei chiudere le persone per 48 ore. E costringerli a subire i 100 canti, ecco, non potendo fare niente del genere, allora si tratta di un itinerario a tappe. E mi piace molto quando il pubblico sceglie i luoghi in forma di personaggi, in forma di peccati che interessano di più, in forma di situazioni che possono essere più accattivanti, ecco. E in questo senso è interattivo, cioè io in realtà conduco, ma secondo le indicazioni che mi vengono dagli spettatori. Molto bene. In particolare volevo ricordare quali saranno le tappe principali, diciamo, senza entrare troppo nel particolare, scusa la ripetizione, ma il 21 ottobre, che era ieri, siete stati nell'inferno. Esatto. E ci staremo pure stasera. Pure stasera saremo nell'inferno. E poi invece il 23 e il 24 ottobre saremo in purgatorio. Sì. Mentre il 25 e il 26 in paradiso e poi il 27 saremo in tutte le cantiche. Un esperimento un po' folle nel Mamma quale mia. Voglio vedere che cosa succede a provare a girare per tutti e tre i regni.
Beh, non l'ho mai fatto questo, quindi è proprio in forma di esperimento. Un esperimento vero e proprio, sì, effettivamente tu potresti essere considerato un esperimento della scienza in questo caso. Il tuo caso, secondo me, verrà studiato, effettivamente. No, Dio, no, non quindi lo so. Possiamo riassumere il tutto così. 6 appuntamenti per dare, sì, in questo caso 5, perché uno si è svolto, sì, ieri, certo, per dare la possibilità allo spettatore di compiere percorsi nuovi, di effettuare un'esplorazione all'interno del capolavoro dantesco e, sì, di realizzare un viaggio indimenticabile. Speriamo. Allora ricordiamo che fino al 27 ottobre Marta Scelli sarà alla cripta di via Podgora numero 3 a Roma con il viaggio della Divina Commedia e mi raccomando partecipate numerosi, ci conosceremo lì, saremo tutti a interagire insieme a Marta per decidere quali saranno le nostre tappe preferite. Sarà un piacere. Ciao Marta, grazie mille, Marta grazie Scelli. A voi, grazie, ciao.